Maestro, buonasera, benvenuto ad Agropoli innanzitutto. Buonasera a lei, ad Agropoli si mangia bene e si sta bene. Ma è mica la prima volta che viene qua? No, ci mancherebbe, la Campania è la mia terra. Pensi che addirittura io ho sposato una della Campania, dunque avevo 18 anni, ero un bambino ancora innocente e questa ragazza meravigliosa è diventata mia moglie. Ma è rimasto innocente però, eh? Sono rimasto più che innocente. Perché Agropoli, Giungano, il Cilento per questo film che sicuramente ha un argomento molto molto particolare, di grande attualità ma anche di grande riflessione? Perché Antonella prima di tutto è una mia amica e poi il Cilento secondo me è tutta una terra da sfruttare, una terra meravigliosa con delle cose pazzesche da vedere. E c'è chi non le ha viste ancora, bisogna fargliele capire che non abbiamo solo Ischia, Capri, Procida, Napoli o qualcos'altro, Positano, ma c'è il Cilento che è tutto da veramente scrutare in ogni angolo. Ecco perché Antonella ha voluto scegliere anche questa terra per dare voce a questi luoghi che a volte gente stupida parla male, dice delle cose brutte quando tu... paese che vai e mondo che giri, che io l'ho girato veramente tanto, napoletano che trovi o gente della Campania che trovi. Tanti abusano dicendo delle cose stupide, invece qua sono nati i più grossi personaggi del mondo, personaggi, pensi dove siamo stasera, nel 1945 passava di qua il nostro re, che non abbiamo più, poverino è andato, ma finiva un momento della politica importante italiana dove associato con un grande condottiero senza fare nomi e ha fatto tanto e i reali abitavano a Napoli, abitavano in Campania e ancora oggi ci sono dei posti che sono bellissimi e magari non conosciuti, dobbiamo muoverci e far vedere effettivamente le bellezze italiane. Questa, la Campania è una di quelle che ha più di tutto di bellezze italiane. Visto che lei ha fatto riferimento storico, le sponde sulle quali ci troviamo sono anche quelle dello sbarco, degli americani. Ma grazie anche agli americani abbiamo liberato l'Italia dai paurosi, diceva Mussolini, tedeschi. Quando in un libro che io ho letto di Mussolini, un diario, quando la prima volta ha incontrato Hitler e ha visto tutti questi tedeschi schierati, ha detto quanto mi fanno paura questi tedeschi, quanto sono duri questi tedeschi. Credo che la sua alleanza con Hitler è stata proprio la paura che lui ha avuto e che ha ceduto e si è alleato, se no oggi saremo un paese che non avremo sbarchi, non avremo delle cose strane. Ci ha cercato un altro nostro grande, perlomeno mio amico, di fare questo. Poi Sarkozy ha fatto il furbo, ha distrutto la Libia ed ecco che sono arrivati tutti quelli libici a invadere. Io questa è la domanda che gli volevo fare, proprio questa. È stato più facile per gli americani liberare l'Italia dai tedeschi o più facile per i comunisti liberare l'Italia da Berlusconi? I comunisti non riusciranno mai a liberarsi di Berlusconi, ci provano sempre, ma Berlusconi è un grande imprenditore prima di tutto, un grande uomo, un uomo molto generoso, è un uomo molto intelligente, ha visto troppo avanti e quando uno in Italia vede troppo avanti viene poi torturato. Io poi cercavano di bastonare il padrone, non ci sono riusciti, loro hanno bastonato il cagnolino delle mora che era molto amico, ma però queste sono cose che nella vita succedono e poi passano, guardiamo avanti che è la cosa più bella. Ecco, questa bella campagna rischia ancora una volta di essere poi diciamo fatta eco di un argomento molto delicato che è quello della camorra, del film che state girando, che potrebbe sotto questo aspetto essere un po' controproducente. Bah, dipende poi come lo fai capire il film e come lo trasmetti. Deve esserci sempre qualcosa di positivo, mai di negativo. E io non voglio far nome di altri film che non mi interessano, altre fiction che hanno fatto. Mi ricordo che anni fa ho girato con un grande regista e diciamo una, che c'era di mezzo la Sicilia, una serie molto bella che è andata in tutto il mondo e Remo Girone faceva un grosso personaggio e si è appropriato di questo personaggio che ancora oggi fa fatica a toglierselo. Dunque
quando tu a una località dai un'indicazione, un modo di essere, difficilmente poi lo togli. Vedi a me che mi dicono che sono il portadonne di Berlusconi, che non è vero. Secondo te Berlusconi ha bisogno di me per avere delle donne? Uno che ha soldi, televisioni, giornali, se li voleva poteva procurarsele da sole, però chi ha visto in modo diverso ha visto questo. Però questa è la vita, ecco perché poi la Campania è valutata come la terra della camorra. Bene o male la camorra c'è in tutto il mondo, non c'è solo in Campania. Paese che vai, si dice camorra che trovi, o chiamala come vuoi, che è sempre la stessa cosa. Che vai in Venezuela, che vai in Argentina, che vai, ti cito dei paesi che ormai sono in un momento di distruzione, vediamo il Venezuela. E però questa è la vita, hai capito? Dunque quello che stiamo facendo qua, La Casalese, storia di una donna molto bella, scritta da Antonella, che è una donna che sa scrivere bene, ne ha fatti molti di film, e ha anche il film fatto dalla sua specie di marito. Sto diciamo inquadrando così, appunto Antonella, sta mangiando al tavolo del cast. Un marito sposato per posta non è mai un marito, lei è una donna intelligente, cosa ha fatto? Ha preso la storia del marito e se l'è sposato per poi fare dei film, fare degli altri contesti che gli hanno dato la popolarità e il successo che lei ha avuto. Se lei le mora dovesse buttare dalla rupe o dalla torre, noi diciamo la rupe perché qui ad Agropoli abbiamo una rupe bellissima, qualcuno negli ultimi 10 anni chi butterebbe? Negli ultimi 10 anni partirei con Napolitano, prima di tutto, perché Napolitano ha rovinato l'Italia, ha fatto fallire un governo che stava andando bene per mettere su Monti, che ha rovinato doppiamente l'Italia. Dunque questo è il secondo che butterei giù. Hanno messo su Renzi, che ha rovinato triplicamente l'Italia, nasconde la Lamborghini in un altro paese e fa finta di girare con una macchina di quelle piccole, poi fa finta di andare in una spiaggia dove vanno i poveri e poi invece ne vanno alle spiagge dei ricchi. Questi sono i nostri governatori che abbiamo oggi, chi gestisce il nostro paese, ma sono tutti, diciamo, io li chiamo statisti, eletti senza che il popolo li abbia votati. Speriamo che adesso alle votazioni si faccia qualcosa di intelligente e si nomini qualcuno che sa mandare avanti l'Italia, perché l'Italia è il paese più bello del mondo, ma non è gestito da gente che sa gestire l'Italia. Se oggi dovesse dare un consiglio a Corona, cosa le direbbe? Di curarsi, perché è malato, malato di soldi. Quando uno è malato di soldi va curato. I pubblici ministeri, ma i magistrati non hanno capito che è un ragazzo bravissimo, intelligente, però malato. Quando uno è malato deve essere curato e non messo in carcere, perché il carcere ti rovina triplamente la tua malattia. Lui era uscito, poteva star bene, però i soldi a volte fanno un brutto effetto. Come sceglierà gli attori del casting qui nel Cilento? Dai ruoli che ho letto, qualcuno l'ho già scelto, diciamo i ruoli principali. E poi adesso domani vediamo chi si presenterà, speriamo di trovare dei personaggi carini, particolari, personaggi che abbiano l'anima per rappresentare quello che la signora Antonella ha scritto. E poi sai, se non lo troveremo qua lo troveremo da qualche altra parte. Da me se ne presentano tanti tutti i giorni e io preferisco gli sconosciuti oggi, non i famosi, perché i famosi poi si montano la testa, sono convinti di essere chissà chi, invece quelli sconosciuti hanno fame, hanno voglia di arrivare ed eccono che sono più disponibili, più bravi, più attenti a quello che vanno a fare. Un'ultima battuta, poi non la tediamo più, confidiamo nella sua grande sincerità. Se dovesse dare un voto da 1 a 10 ad Agropoli, che voto darebbe? Ma devo dire che non so di che giunta sono. No, lasciamo stare la giunta. No, è importante la giunta. Sono di destra, ma con l'etichetta di sinistra. Beh, io devo dire, se ho avuto tante cose, le ho avute solo dalla sinistra. Però la destra la amo, io vengo dalla destra pura, dunque non potrei mai andare contro la destra. Anzi, qualcuno ci ha provato a mettermi contro, ma non ci è riuscito. Agropoli è arte, è cultura, avvicino dei paesi che sono e delle strutture che sono meravigliose, è un museo che cammina da solo passando con la macchina perché vedi delle cose, è un mare che neanche indotti ad andare alle Seychelles, lo trovi qua. Grazie maestro. Buonanotte.